No, più qua, ragazzi, però piano. Sta qui però. Non una grande partita. Sì, no, fino a che noi non abbiamo sofferto il primo gol sul rigore, stavamo giocando bene, tenevamo la palla abbastanza bene e dopo lì il Parma ha cominciato a credere di più e sono saliti e ci hanno messo in difficoltà, però è quello che ci fa piacere perché per esempio partite come questa l'anno scorso, negli anni precedenti, sicuramente prendevamo un gol, era pareggio o perdevamo, e quest'anno stiamo dimostrando che anche quando non va bene con la tecnica, con la felicità, la testa, la convinzione, la voglia di fare il risultato ci porta avanti. Era molto importante che ci fosse una partita di oggi. Sì, perché due partite in casa non potevamo non fare i nostri compiti, non possiamo lasciare il gruppo davanti che hanno tutti vinto staccare, e per questo dovevamo per forza vincere. Ancora più importanti perché le altre concorrenti hanno vinto tutte. Sì, quello che appena detto, che non possiamo lasciare che quelli davanti si stacchino, e per questo era importantissimo, sono importantissimi questi tre punti che abbiamo portato a casa oggi e dobbiamo continuare in questa strada fino in fondo. Ci può passare con la maglia della Lazio, un traguardo importante? È importante sicuramente, sembra che sono arrivato ieri, e 2 anni, 4 mesi penso, già arrivare a questo numero è senza dubbio una soddisfazione grandissima. Io ringrazio la società e i ragazzi che mi hanno accolto benissimo, principalmente i tifosi che mi hanno fatto sentire importante, e per questo è una vittoria non solo mia ma tutti quanti. È un punto di partenza per te la Lazio o vorresti rimanere ancora a lungo? No, io sempre ho detto sono molto felice qua e io voglio fare qualcosa di importante con questa maglia e questo è il mio obiettivo. Si parla spesso di più possibili rinnovi di contratto, ne state parlando? No, cioè, fino adesso non c'è avuto occasione di parlare su questo. La corsa Champions quest'anno è più difficile, ci sono 6 squadre che stanno correndo molto. Sì, è vero, quest'anno ci sono tante squadre che stanno correndo, non solo questo, però anche quello che vengono un po' indietro sono fortissime, che ci mettono in difficoltà, come abbiamo visto oggi il Parma che non sta proprio lì, però è una grande squadra che senza dubbio toglierà qualche punto di queste squadre che stanno facendo questa rincorsa. Quindi non aspetti che qualcuno ancora possa rientrare nonostante il gruppo di testa sembri essere un po' staccato dalle altre? Sì, io perché sempre abbiamo visto il risultato, l'Udinese sono venuto qui e abbiamo vinto 3-0, oggi 4-1, e tu sembrava che guardando la partita non farà bene, però è tutto difficile, le squadre è molto competitiva e per questo penso che qualcuno possa rientrare. Senti, Felipe Scolari, CT del Brasile, per te è una notizia bella, bellissima, normale? Bellissima, perché lui è già vinto un mondiale, già esperienza, e come si vince è quello per il Brasile. In 2014 sarà importante una persona con questa esperienza. E una notizia bella non solo per me ma anche per i tifosi brasiliani. Bene, grazie.